Buongiorno a tutti, come promesso vi illustro il procedimento che ho seguito nella realizzazione di quest'opera. L'opera, come già avevo accennato nel primo video, è un'opera realizzata con tecnica mista, acrilico e olio. Gli acrilici mi sono serviti per tutta la composizione pop art, quindi non per la realizzazione di questo pezzo sfumato, cioè realizzato con i canoni tradizionali della pittura. Il procedimento che utilizzo io non è un procedimento standard, è un procedimento mio, personale, preso da libri di tecnica pittorica, nel caso specifico un libro del Piva che trovate in libreria molto facilmente. E difficilmente utilizzo pure dei medium o dei diluenti moderni. Forse l'unico medium che utilizzo di tipo moderno è il liquin, ma fatta eccezione per questo prodotto, tutti gli altri sono generalmente prodotti che venivano utilizzati anche nell'antichità, a partire dalla preparazione della tela con la colla di coniglio, l'olio di neocotto, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai medium che utilizzo più comunemente, sono delle miscele di sostanze che venivano utilizzate anche nel 1400, nel 1500, che ancora sono reperibili nei negozi di belle arti. Nel caso specifico io ho utilizzato dei colori acrilici e come colori primari, e in più il bianco e il nero, con uno sfondo rosato di, diciamo che è un bistro caldo, a cui ho aggiunto un pochettino di magenta, che ha dato questa sensazione di distaccare meglio la figura rispetto al fondo. Come vedete, io amo sempre mettere le figure in primo piano, in risalto, togliendo tutto ciò che secondo me è in più, quindi quello che è anche il contorno dello sfondo, io cerco di toglierlo per mettere in risalto la figura quanto mai possibile. Nel caso specifico ho voluto stavolta trasgredire un pochino a quella che è la tecnica pop art, come se si fosse dato un colpo di spugna su questa eventuale fotografia e si fosse fatto trasparire quello che in realtà è la figura vera e propria, quindi è un risultato di sfumato che con gli acrilici è possibile ottenerlo, però preferisco utilizzare gli oli, cioè sfumare l'olio. Per chi dipinge sa che non è la stessa cosa che sfumare un acrilico, anche se per l'acrilico ci sono dei ritardanti eccetera eccetera, ma io preferisco l'olio. Per quanto concerne la tecnica pop art, ho pochissimo da aggiungere rispetto al filmato che ho fatto precedentemente, che già trovate tra i miei filmati. E mi concentrerei un pochettino di più su quella che è invece la tecnica che ho utilizzato per andare a posizionare uno strato di pittura ad olio su uno acrilico già realizzato. La prima problematica, quella più grossa che mi sono posto, è quella che, essendo il colore grasso, sull'acrilico attacca bene, però rilascia degli oli. Quindi cosa significa? Significa che se io fossi andato direttamente sull'acrilico per stendere un film ad olio su tutto il supporto, non avrei avuto problematiche di sorta, perché vi ricordo sempre che di non fare l'errore di mettere magro su grasso, perché non va bene. Cioè potete mettere olio su acrilico,
quindi grasso su magro, ma non viceversa, perché si stacca nel tempo, si staccherebbe. Quindi questo ve lo raccomando, se dovete realizzare delle opere miste, prima l'acrilico e poi l'olio. Nel caso specifico, questa porzione, se io l'avessi fatta direttamente sull'acrilico, con molta probabilità la parte volatile, grassa, l'olio che è contenuto nel pigmento avrebbe macchiato irreparabilmente i bordi in vicinanza della bordatura all'olio, quindi si sarebbe vista una cazza grassa che si sarebbe espansa più o meno regolarmente attorno a questa porzione realizzata ad olio. Quindi necessariamente per poter realizzare questa porzione ho dovuto prima isolare tutto il dipinto con un medium, in modo che il film passato sull'acrilico mi isolasse l'olio dall'acrilico e quindi non mi permettesse di poter fare imbibire l'acrilico della parte grassa del film ad olio. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato una miscela di olio di papavero e essenza di trementina al 50%, alla quale ho aggiunto un essiccativo che non è moderno, è un qualcosa che veniva utilizzato tantissimo tempo fa, il essiccativo di Courtrai. Io utilizzo il liquen, diciamo che raggiunge questo stesso risultato e lo raggiunge anche abbastanza efficacemente, solo che essendo un prodotto di poco meno di un centinaio di anni, non sappiamo la durata che ha nel tempo, quindi io preferisco andare sempre, fin quando saranno presenti nel mercato, su prodotti più tradizionali e che sono stati utilizzati da molto più tempo per delle opere che hanno attraversato i secoli e sono arrivate sino ad oggi. Uno di questi è il essiccativo di Courtrai. Considerate che su 5 grammi di olio e 5 grammi di essenza di trementina io metto 3 gocce di essiccativo di Courtrai. Questo mi dà la possibilità, per esempio nel caso dei bruni, di avere il film essiccato all'incirca con gli stessi tempi del liquin. E quindi preferisco utilizzare questa miscela. La stessa miscela l'ho utilizzata per dare il film sottostante, quindi ho dato 2 mani di questa miscela, chiaramente senza pigmento, quindi solo essenza di trementina al 50% con olio di papavero e queste 3 gocce per 5 grammi dell'uno e dell'altro, queste 3 gocce di essiccativo di Courtrai bruno. Attenzione, perché ce ne sono 2 tipi, il bruno e il chiaro. Il bruno in effetti tende a inscurire il pigmento, che poi diciamo da un punto di vista di film non si nota nulla, e molti sono tentati di andare verso il essiccativo di Courtrai chiaro. Non va bene quello chiaro, perché quello chiaro ha non solo un potere essiccativo maggiore rispetto a quello scuro, ma dà delle problematiche di tipo può lasciare delle screpolature con determinati colori. Quindi diciamo che io utilizzo sempre il essiccativo di Courtrai bruno, mi raccomando, è importante. Una volta date le 2 mani, io non ho fatto passare 2-3 giorni, ma ho fatto passare una settimana per la prima mano e una settimana per la seconda mano, e poi ho iniziato a stendere il colore ad olio nella porzione che dovevo realizzare. E niente, poi ho continuato con i canoni tradizionali della tecnica pittorica dello sfumato, senza esagerare in quelle che sono le sfumature, cioè non ho voluto rendere quest'opera un'opera eccezionalmente iperrealistica, perché non era questo il risultato che ottenevo. Tra l'altro sarebbe andata molto a cozzare con la natura pop art di quest'opera, più che altro per fare capire, insomma, che questa è una figura coperta poi da questa interpretazione pop art. Per quanto riguarda l'incarnato, ho realizzato prima l'opera con i colori tradizionali che vengono utilizzati per la pelle. Per quanto riguarda la pelle, io generalmente utilizzo i colori primari mischiati tra di loro con bianco e per gli scuri la terra d'ombra naturale.
formandosi dei colori che sono molto simili a quelli della pelle umana. Però nel momento in cui ho iniziato a realizzare quest'opera, quindi diciamo che ho steso la prima porzione della faccia, questo non si vede nel filmato precedente perché poi l'ho tolto, l'incarnato non risaltava molto bene con il fondo rosato di questo bistro caldo messo sul fondo dell'opera. Quindi ho tolto con un panno imbevuto di trementina quello che avevo realizzato e sono ripartito di nuovo da capo. E ho voluto realizzare l'incarnato mettendo una maggiore quantità di terra d'ombra per dare una sensazione di anticato o quasi seppia di questa che è una sfumatura, ottenendo una sfumatura irreale, chiaro che non è la pelle personaggio così scura e così tendente al bruno, però ciò mi ha consentito di fare risaltare proprio di più l'immagine rispetto a quello che è il contorno. Tra l'altro, diciamo che questo trasparire non va ad urtare quelli che sono i colori che vengono utilizzati nella tecnica pop art, cosa che invece vi garantisco quello che stavo facendo precedentemente sembrava, dava una sensazione di irreale. È un'opera che nella mia carriera artistica non ho mai realizzato, cioè non ho mai realizzato delle porzioni di realismo su tecnica pop art. Mi auguro che il dipinto vi sia piaciuto, almeno da quella che è stata la pubblicazione su Facebook. Ho visto che c'è stato un buon consenso, ci sono stati parecchi commenti positivi su quest'opera e quindi sono felice, diciamo, che l'opera sia piaciuta al pubblico che mi segue. E niente, io non ho altro da dirvi se non, come al solito, se volete iscrivetevi al mio canale YouTube, alla pagina Facebook o al mio profilo Facebook, al canale Instagram. E se vi è piaciuto il filmato di lasciare un like. Un'ultima cosa, l'opera, stavo dimenticando forse la cosa più importante, quest'opera andrà chiaramente alla pianista che si trova a Washington DC negli States. Chiaramente gliela potrò dare nel momento in cui la ultimerò, e da ultimare ancora c'è da aspettare qualche mese per la porzione fatta ad olio, quindi penso che subito dopo l'estate passerò la vernice finale e una volta essiccate le due mani di vernice finale, questo quadro sarà pronto per la spedizione all'artista che me lo ha commissionato. Vi rinnovo i saluti e niente, alla prossima!